Eccoci seguaci, siamo tutti pronti per andare a Milano a vedere la nuova creazione realizzata da Apple assieme allo studio Foster & Partners. Quest'ultimo fondato appunto dall'architetto Norman Foster, a cui Apple ha affidato altri progetti, come ad esempio l'ultimo Apple Park a Cupertino. Sono veramente curioso, vediamo che cosa ha in serbo per noi la cara mela morsicata. Eccoci finalmente davanti all'Apple Store di Piazza Liberty, che al suo interno ospita all'incirca 230 dipendenti Apple. Questa nuova costruzione che non si limita solamente allo store esattamente sotto qui, ma coinvolge anche tutta quella che è la piazza circostante, ed è coerente con tutte le varie dichiarazioni che ha rilasciato Apple finora riguardo ai suoi store, perché secondo l'azienda di Cupertino devono essere comunque anche dei luoghi, no, di incontro. E allora che trovata migliore se non una piazza? Guardate, vi faccio vedere una curiosità. Ah, innanzitutto il materiale che vedete è beola grigia, che è ampiamente utilizzato qui a Milano, e diciamo che gli elementi acqua e pietra sono quelli che hanno ispirato maggiormente Apple per la costruzione di questo store. Ovviamente poi c'è anche vetro, ci sono anche altri materiali per rendere il tutto molto più anche accattivante per l'utente finale. Ora però volevo farvi vedere come qui sotto vedete che c'è questo vetro dove si intravede l'interno del negozio. È proprio come vi dicevo, è sotto i nostri piedi. E un'altra cosa interessante sono questi alberi, che hanno un nome particolare, ora in questo momento non me lo ricordo, ha un nome scientifico, anche la pronuncia è abbastanza difficoltosa, e similari li troviamo anche all'interno del negozio, sottoterra. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere dentro com'è. Eccoci dentro, adesso io vi faccio vedere qualche immagine dell'interno dell'Apple Store. Vedete che attualmente è in corso un evento, infatti qui tengono vari eventi sia dentro che fuori, quindi in piazza, per quanto riguarda filmmaking, video, musica, eccetera, di tutto e di più. Vedete appunto dietro di me che ci sono questi alberi che sono similari a quelli che ci sono fuori, però questi sono molto più folti, quelli fuori invece erano un po' più secchini. Non è esattamente la stessa tipologia di albero, se non vado errato. Qua in cima, come vi dicevo prima, ci sono le aperture dove si può vedere fuori e viceversa. Ma ragazzi, adesso mi faccio un giro e vi faccio vedere un po' che cosa c'è qui esposto all'Apple Store. Ovviamente, come per anche gli altri Apple Store classici, chiamiamoli così, c'è una suddivisione in zone, in aree. Ad esempio qui ci sono gli iPhone 8, poi c'è iPhone X, i Mac, gli Apple Watch. Tutto ben suddiviso e soprattutto tutto perfettamente simmetrico. Adesso voglio farvi vedere una chicca, perché c'è anche una simulazione di HomeKit che sta proprio qua. E niente ragazzi, volevo farvelo vedere ma si è inceppato tutto, infatti non va niente. Non va, c'è niente da fare. Vabbè, pazienza. Ho scoperto una cosa fortissima. Se ci fate caso, non ci sono ventole di aerazione, tubi in metallo o simili, perché ovviamente rovinerebbe il design. Che cosa ha fatto allora Apple per questo store? Guardate qua, vedete qua, da qua sotto esce aria. Incredibile, sono stati dei geni anche da questo punto di vista. E altra aria esce anche pure da sotto qua. Vedete che ci sono questi forellini per andare a contribuire a mantenere la temperatura di tutto il locale. Ragazzi, se potete veramente fatevelo un giro fino qui a Milano, Piazza Liberty. Un livello comunque di innovatività anche per uno store fisico di un brand assolutamente incredibile. E la logica della piazza la trovo assolutamente azzeccatissima, come vi ho già detto, anche perché se una persona non è magari interessata a provare tutti i vari dispositivi eccetera, comunque può venire qua in Piazza Liberty, si vede il marchio Apple in bella vista e comunque è una pubblicità che l'azienda si fa. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo in una prossima produzione. Iscrivetevi per rimanere aggiornati e lasciate un bel like. Ciao.